Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video ulteriore, direi perché è un video che ritorniamo a parlare di valvola termostatica e testina termostatica, perché vengono fatte delle domande e quindi voglio spiegare ulteriori aspetti, chiarire degli aspetti, soprattutto per verificare la valvola e verificare la testina. Per quanto riguarda la testina, abbiamo un video, il video numero 23, che spiega come fare per verificare se la testina è da sostituire oppure no. Invece, per quanto riguarda la valvola, per esempio, un utente mi ha scritto dicendo che il pistoncino in effetti era bloccato, però è tirato fuori, ma il calorifero non scalda. Allora, se il calorifero non scalda, prima cosa vedere se la valvola. La seconda valvola, il detentore, in questo caso è un calorifero da bagno, quindi scaldasalviette, quindi ce le ha qui messe in questa posizione, invece i caloriferi, gli altri, ce l'hanno uno sopra e uno sotto. Vedere se questa valvola qua è aperta, perché a volte si potrebbe trovare chiusa e capire che il problema è solo lì. Cioè noi togliamo la testina, no? Perché c'è calorifero freddo, la togliamo, tiriamo fuori questo pistoncino e però non scalda. Cos'è? La valvola? Oppure che cosa? Allora, prima di tutto abbiamo detto, ricapitoliamo, vedere la valvola, il detentore se è aperto. Se quello lì è aperto, vi rimando al video numero 20 e numero 21, dove lì potete vedere con numero 20 e 21 queste due cose. Uno, se c'è un tappo nella valvola e provare come provare a vedere di stapparla, evitando l'80-90% dei casi si riesce a risolvere senza dover chiamare l'idraulico, quindi facendo delle manovre che lì vengono spiegate chiaramente. Nell'altro video invece viene spiegato come fare se quel calorifero è un calorifero un po' dannato, nel senso che è un calorifero che va, non funziona tanto bene, distante dalla caldaia, l'ultimo in fondo, specie questo si nota negli impianti autonomi o negli impianti di riscaldamento dove, centralizzati, dove ci sono le tubature centrali montanti nella scala e poi ci sono le diramazioni che vanno negli appartamenti. Quindi in questo caso la diramazione parte il primo calorifero che è bollente, poi gli altri, se la casa è grande, l'ultimo laggiù in fondo potrebbe veramente avere dei grossi problemi. E quindi vedere cosa fare per equilibrare quelle che sono le il calore distribuito nei caloriferi e quindi vedere di riuscire a dare calore anche a questo calorifero, se il problema è quello. Se il problema non è quello e non riuscite a risolvere, dovete fare intervenire l'idraulico. L'idraulico smonterà il calorifero, cioè la valvola, scusate, o vedrà se è tappato in questo punto. Solitamente si tappa prima della valvola. Specialmente se il tubo è piccolo da trottavi, di quelli vecchi di una volta, e cambiando la valvola si cambia, ovviamente vi consiglio di cambiare valvola e testina e quindi siete tranquilli. Cosa fare invece per capire se, diciamo, mettiamo che stappiamo, diciamo, apriamo il perno, la valvola, tiriamo via il perno e la valvola rimane, scusate che non si vede più il video, non capisco come mai. Se riusciamo a ok, ecco, abbiamo, diciamo, tirato via il pistoncino, la valvola si è aperta e si scalda. Però mettiamo la testina termostatica e non funziona più. Allora, la cosa più veloce da fare è prendere una testina termostatica di un'altra stanza del vostro appartamento dove
sapete che funziona bene, cioè quando chiudete si chiude, quando aprite si apre, quando aprite a 2 scalda un pochino, se aprite a 4 o 5 diventa caldissimo. Togliete la valvola di qua, togliete la valvola dove sapete che funziona bene e la montate su questa valvola e lì potete vedere se è la testina che non funziona, cioè se montando la testina buona dell'altro calorifero su questa valvola vedete che funziona bene, cioè quando chiudi chiude, quando apri apre, quando apri a 2 scalda un po' e quando poi apri 4 o 5 scalda di più. Ovviamente no, queste prove le dovete fare, ci vuole del tempo, per esempio chiudete la valvola, aspettate 2 ore e vedete dopo 2 ore, ve la dimenticate, dopo 2 ore andate a vedere se il calorifero è freddo, poi aprite a 2 e dopo un'oretta andate a vedere com'è la temperatura di questo calorifero, aprite a 4-5 e vedete se il calorifero va a stecca, cioè se scalda il massimo come di quello che può scaldare, poi lo richiudete e vedete se chiude. Quindi in questo caso abbiamo capito che la valvola, la testina termostatica che non funziona, quindi cambiando solo la testina termostatica, quindi senza fare intervenire l'idraulico, ma andando in un negozio di dove vendono riforniture termoidrauliche, con la testina che avete voi andate e vi fate dare una testina che va bene della stessa marca, o comunque se no la cercate su internet e la rimontate e quindi il problema è risolto. Se invece contrariamente non funziona, sì, l'avete sbloccata, però ha qualche problema questa valvola qua, è la valvola che non funziona. Quindi in questo caso dovete cambiare la valvola per forza. Quindi cambiando la valvola, io vi suggerisco comunque sempre, anche se la testina magari funziona, di cambiare anche la testina. Quindi in questo caso siete tranquilli. Quindi, se la valvola è aperta, il detentore è aperto, questo comincia, non scalda, video 20 e 21. Il video 23 invece potete vedere cosa fare per capire se la valvola termostatica, la valvolina termostatica, questa qui, non la valvola, il termostato, questa testina termostatica funziona o non funziona. Se questa aprendola l'acqua scalda, prendete una testina termostatica che funziona da un altro calorifero, la mettete su e fate le prove che vi ho detto e vedete se funziona. Se funziona, cambiate solo la testina termostatica e avete risolto il problema. Se non funziona, che rimane o sempre aperta o sempre chiusa o comunque non funziona come dovrebbe funzionare, bisogna cambiare anche la valvola, quindi si cambia valvola e testina e così per forza di cose bisogna fare in quel modo lì e quindi avete risolto il problema. Bene, io spero di non aver messo confusione, di aver chiarito qualche aspetto in più. Comunque voi fate domande, io poi vi rispondo e in questo modo posso anche capire che cosa interessa di più e quindi vi faccio qualche breve video e da poter così ampliare quelle che possono essere le varie situazioni che si presentano. Bene, vi invito sempre a mettere un mi piace se vi è piaciuto e a commentare se volete commentare in maniera positiva e costruttiva come state facendo, colgo l'occasione sempre per ringraziarvi e vi invito anche a iscrivervi e attivare la campanella. Bene, ci saranno delle novità di video molto interessanti prossimamente e quindi ci vediamo ai prossimi video. Un grande saluto a tutti, al prossimo video, grazie.